stavamo ascoltando dalla viva voce del nostro amico avvocato il resoconto dell'udienza, che poi tra l'altro era un'udienza, per modo di dire, perché vedi caso... Era un'udienza di rinvio. Il magistrato che avrebbe dovuto gestire la denuncia, la Manco causa... c'era. Non c'era, ma poi non era stato nemmeno nominato. Ti immagini che questi qui si mettono a rischio di mettersi, di mettersi contro le banche. Allora... No, la cosa che va detta è che la magistratura dovrebbe essere, come tutti gli apparati dello Stato, a difesa del cittadino contro... Il grande potere in realtà, mondialista. Si affannano in maniera anche impropria, come appunto adesso racconterà Giorgio, a fare di tutto per vessare il cittadino nei confronti delle grandi multinazionali del potere finanziario. È naturale. D'altronde noi abbiamo molti grandi della nostra letteratura, e sono grandi tutti quanti perché denunciano sempre questo comportamento, a cominciare da Petrarca. No, anche Dante. Ecco, per dirlo. Petrarca, Dante, Machiavelli, Manzoni, più di così che cosa vogliamo metterci? Sono servi del potere, intanto vengono, poi tra l'altro si litigano tra di loro, come si può vedere sui giornali, poi si litigano per il potere perché sono bassa forza questi lì. Allora, qual è il succedere? Io assieme... No, a un tizio come quello che si è appalesato prima, un 15 anni fa, io ho fatto chiedere scusa, costretto a chiedermi scusa, perché gli ho detto una serie di cose, perché eravamo a tu per tu e lo potevo fare, lì c'era troppa gente, che a un certo punto si è dovuto pentire, sentire il rimorso di quello che aveva fatto e costringerlo a chiedergli scusa, avendo cambiato completamente tenore e registro di paradigma. E da Villa Borghese la sera tu per tu fu io che dissi a lei merci beaucoup. Bella. Allora, la famosa canzone di un teatro molto noto. Vabbè. La soluzione. Aspetta. Che era i Pini di Roma? No. La mezzanotte, quando è la luna. Esatto. Era questa. Sì. Allora, eravamo tutto orecchi per sentire la viva voce del nostro amico Marra, che aveva citato in giudizio la BCE, quando in un corridoio di questo strano palazzo qua. Aspetta che faccio. Quando è venuto un individuo che si è subito qualificato per quale era, per tale era. Sì, generalmente queste persone le dovresti riconoscere, si fanno riconoscere perché hanno un tovagliolo attorno al collo, come i bambini, capito, che devono essere imboccati col tovagliolo. Invece questo ha dovuto dire sono tal d'Italia, eccetera. Il presidente. Sì, il presidente. Presidenza! Ecco, allora, detto questo, vogliamo che l'amico, che è da tanto tempo che non vediamo, il nostro amico Domenico... No, bisogna dire che però Marra gli ha risposto a tono, e l'arroganza iniziale con cui arrivato si è completamente smontata e disciolta addirittura, perché addirittura a un certo punto ha deviato dentro un ufficio, ha capito che aveva fatto una figura di gran merda, davanti a noi, ma non davanti a un pubblico di italiani disposto sempre a leccare dove sono passati questi personaggi. Inchinarsi per terra e leccare, e questa è la caratteristica. No, ma soprattutto, oltre che prostrarsi al potere costituito, qualunque legale o illegale che sia, vorrei dire in Italia o prostituirsi. No, ma in Italia, fra l'altro, non esiste potere legale costituito, sono tutti poteri illegali costituiti dal 1943, come diciamo da sempre noi. Perché? Perché per esempio il Presidente della Repubblica deve piacere al Presidente americano, perché se no non
non viene eletto. Al capo della mafia. Certo. Ah. E soprattutto al capo della mafia ecclesiastica. Esattamente, guai a pensare. Quindi servitori non di due padroni, ma di tre o più padroni. Quindi devono essere. Quindi poi un conclave. A cascata, uno più infame dell'altro. Perché se non sei infame non arrivi a raggiungere certi livelli. È un conclave quello che nomina il presidente di questa cosiddetta Repubblica. È un conclave. Ci puoi scommettere. E li mettiamo noi con la clave, quando ci capiterà. No, infatti no, bisogna ricordare che si chiama conclave perché nel 1243, quando fu spostato il papato da Roma a Viterbo, e siccome eleggevano un papa ogni giorno o due, e quando dovevano essere eletti i papi avevano paura a essere eletti perché sapevano che il giorno dopo lo ammazzavano, o addirittura a notte lo buttavano dalla finestra, lo defenestravano, appunto, anche lì è nato il termine proprio buttare dalla finestra. Allora, siccome avevano paura ad essere nominati e non si decidevano mai, a un certo punto un anno per riuscire a farli convincere a votare, a nominare un papa, che cosa hanno fatto? Hanno scoperchiato il tetto della chiesa dove loro andavano a riunirsi e contemporaneamente hanno chiuso a chiave senza mangiare, per cui dopo due giorni sono più arrivati a più miti consigli e quindi hanno eletto finalmente il papa, che è durato un giorno, però poi hanno trovato la soluzione. Vabbè, non è quando poi non andiamo uscivano, si fermavano lì a giocare a zecchinetta, scherziamo, da quelle parti lì, capito? Comunque non tergiversiamo, parola all'amico. Ci rincontriamo qui dopo tre anni dalla vicenda del giuramento di Montesacro, dove siamo stati anche lì aggrediti. È vero, da una masnata di artefatti proprio. Sì. Quindi di rincoglioniti di artefatti. Ci troviamo sempre su un campo di battaglia, perché queste sono le nostre battaglie che ovviamente Luigi Marra con grande maestria sta seguendo questa vicenda e con argomentazioni molto valide giuridicamente, sta dando filo da torcere perché non sanno più come parare lo sanno. Certo. Magari cominciasse a crearsi una crepa. Comunque andiamo avanti. Questo serve a far informare tanti cittadini che sono disinformati su quello che sta avvenendo sulle loro teste, perché sono ignari di quello che i potentati e le logge, le elite massoniche finanziarie stanno perpetrando per mantenere un sistema che sta crollando. Ormai è conclamato questo crollo e questa finanza che è stata pompata con i derivati, con tante alchimie. Ho scritto un articolo in merito proprio due o tre giorni fa, vattene a leggere. Sta crollando il sistema. Letto te, no? E stanno mettendo una pezza dopo l'altra dove riescono a metterla, ma il sistema ormai è conclamato che sta crollando. Una citazione di Carducci, popolo d'Italia, il vecchio titano ignavo, vile io ti dissi in faccia. Tu rispondesti, bravo! Grazie! Quindi io adesso sto seguendo questa formazione che è una proposta di referendum, perché noi nel 46-47 siamo stati obbligati a scegliere tra monarchia e repubblica, ma in realtà c'era anche la possibilità di fare una confederazione, come già esisteva negli altri paesi, negli Stati Uniti, in Svizzera. Da noi non l'hanno permesso perché faceva comodo lo Stato centralista per poter essere meglio pilotato. Esattamente, da loro signori, soprattutto come stanno facendo adesso, chi lo doveva con pilotare la riduzione era la democrazia cristiana. Con la riduzione dei parlamentari stanno facendo questo, quindi riescono a pilotare meglio l'elite governativa italiana. L'elite, i camerieri, perché ma visto l'hanno ridotti perché così hanno meno rischio, no? Certo, è più facile, hanno a che fare con meno gente, quindi ma anche lì è ambivalente, ricordiamoci, tutte le cose sono ambivalenti, in ogni caso prosegui. Loro hanno questo progetto, noi ne abbiamo un altro. Sì, ovviamente non sono conflittuali tra di loro i progetti
di tante associazioni, compresa Alba Mediterranea, compresa Movimento Federale, se riusciamo ad unire le forze e soprattutto informare, perché ci vuole un esercito di persone preparate, un esercito oggi costituito da persone che devono essere informate, dato che c'è molta disinformazione voluta dal sistema, noi il nostro compito è di informare le persone di quello che succede, di modo che avere sempre più un bacino di sostenitori e di persone consapevoli della loro sovranità individuale che gli è stata tolta, e tra l'altro stanno togliendo anche la dignità che stanno togliendo alle persone per renderle sempre più suddite. Quindi io ho finito, vi invito a leggere a questo sul sito questa iniziativa. Chi vuole aderire siamo ben lieti di dargli di tutte le informazioni e di accoglierlo. Grazie e buona giornata. Ci vediamo giovedì noi. Ci vediamo giovedì al Piazza Asti numero 5 per l'argomento sempre Solong farmaci. Laudetur priatus sempre.